dire vinceremo e ce la faremo su tutto, si dice esattamente il contrario. Non posso più vivere, non mi riesce niente, ogni giorno mi è pesante, ogni cosa mi è dannosa. Dobbiamo dire che c'è anche una presunzione di perfezione nel campo religioso, lo diceva bene la prima lettura di oggi, giustamente rapiti dalla persona di Gesù e dall'evento dell'ascensione, i discepoli fissano il cielo, e fissano il cielo non accorgendosi che quel Gesù che era stato con loro fino a qualche istante prima non è più con loro, e non, o perlomeno non è più con loro nella stessa forma di prima. Questo fissare il cielo è una sorta di desiderio di rapire di nuovo il passato dell'esperienza di Gesù senza accogliere quello che lui ha anticipato nelle sue parole, la sua promessa: vi manderò lo Spirito, è con lo Spirito che io continuerò a rimanere fra voi. E quindi questa fuga verso il cielo, che qualche volta ha qualche colorazione di carattere religioso, proprio perché appunto la vita umana è faticosa, la vita del corpo è faticosa, i corpi si ammalano, invecchiano, hanno degli acciacchi, e così possiamo anche vivere in maniera non del tutto coerente, non del tutto consona alla nostra fede, che è tutt'altro che abbandonare le vicende della terra e fissare il cielo in attesa di chissà quale apparizione. Sono degli angeli a richiamarci a questo, perché state a guardare il cielo? Come a dire, non è che dovete guardare la terra perché da lì vi verrà la perfezione, ma dovete guardare la terra perché lì Gesù, il risorto, vi ha inviato.